Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: mentre la sua storica compagna è già partita alla volta dell'Honduras per iniziare l'Isola dei Famosi 2023, il prossimo 17 aprile, Filippo Bisciglia ha svelato perché Temptation Island non è stato trasmesso un anno fa. Non solo, ha anche parlato del gossip su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria come giocatori. La persiana del GF VIP 7 conosce Temptation Island, essendo stata una tentatrice nella quarta edizione. Antonella Fiordelisi diede filo da torcere all'ex coppia formata da Sara Affifella, l'ex tronista cacciata da Uomini e Donne del 2018, e Nicola Panico. Che la 24enne possa parteciparvi con Edoardo Donnamaria. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la pessima notizia. Sul web la voce circolata negli ultimi giorni è che i due innamorati potrebbero entrare a far parte del cast del nuovo capitolo del programma della Tentazione. Intanto Filippo Bisciglia, intervistato da Nuovo TV, ha spiegato di non sapere esattamente il perché dell'interruzione dello show, un anno fa. Nessun problema di ascolti, sempre andati molto bene, ma più una scelta tecnica che era stata spiegata a malapena a lui. Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi no Temptation. I Donnalisi non tentano. Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, però sarà fedele al format consueto, non inserirà coppie celebri questa volta. Il pubblico web sognava sempre più insistentemente di vedere impegnata tra le tentazioni la coppia più chiacchierata del GF VIP 7, cioè Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che continua a far notizia. Resterà un sogno, almeno questo anno, la verità di chi, dopo averli visti per mesi, no grazie, chi li reggeva tanto, sarebbero stati perfetti, peccato, si legge tra i numerosi commenti online. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.